quella era la Napoli di Caravaggio, questa è quella di Giordano, che si trasforma negli spazi. Marzia, ti volevo far guardare questa grandezza che possiamo vedere adesso da vicino, perché quello normalmente è su un'altra bellissima, guarda, ma poi che ti vedi proprio la pennellata di come lui ha dato gli azzurri per far risaltare, perché poi ovviamente vedendolo sulla pala, questo è meraviglioso, questo è stupendo proprio. Poi pure questi vidi, questa capacità, la capacità di col colore un po' molto neoveneto, diciamo. Sì, sì, sì. Ma pensavo, cioè che quadri che lui non è vero, non sapevamo. Fatte nelle stesse dimensioni, quindi questa creando uno. Thank you.
Un talento raro di quello noi siamo molto felici di così ora dedicato al Mezzogiorno esclusivamente. Fare capire cecità. Forse l'arte di Giordano nella fresca è più bello che Stefano Gargiulio. Stefano Gargiulio ha su un invito di andare verso la città, di andare a vedere le chiese dove Giordano ha fatto i suoi. Sono sotto i nostri occhi ogni giorno, ma non le conosciamo. E la sua ultima... I lavori sono addirittura dei lavori cremata marmo che... 5 mostre insieme sono state organizzate. E 5 mostre di alto livello. La tranquillità che porta il coronavirus nei luoghi culturali per andarci più tranquillamente a vedere queste mostre che abbiamo avuto per Caravaggio. È meglio così, perché si può godere meglio la mostra. E Stefano è tutto noioso, quindi sia nel suo impegno a Parigi, e ancora di più, credo, che Tokyo. Allora,
parlare qui in questo cortile per me ha un significato particolare. L'idea non è un'idea mia, ma è un'idea di Sylvain Bélanger, il quale nel 2018, quasi due anni fa oggi, mi disse vogliamo fare una mostra su Luca. Coronavirus, si corona, si chiude. Oggi un'avventura per Core Architetti. Maggio di un anno e mezzo fa, passando per una volta nella sala causa, con un Giordano da... Alle tue parole, devo dire, anche per me è importante essere a Capodimonte da napoletano. Stella, Antonio, tutte persone, insomma abbiamo lavorato in sei persone.